Non è l'importante ciò che restauri, ma come lo restauri. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di restauro un po' atipico. Infatti restaurerò insieme a voi uno sterzo antico di un veicolo antico, il mio Volkswagen T2 del 1973. Ha un volante che ha subito delle aggressioni dal tempo e noi adesso andiamolo a restaurare in maniera efficace, però in maniera anche giusta, come farebbe un restauratore, cioè me. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere il volante in buono stato come ritornerà. Ed ecco l'occorrente per restaurare il nostro sterzo. Come vedete, questo è lo sterzo originale del nostro T2, a cui teniamo tantissimo. Lo pulirò dapprima con dell'alcol e dei batuffoli di cotone per poi andare a ricostruire le parti mancanti con del bicomponente a cui aggiungerò del pigmento nero. Utilizzerò come strumenti delle spatoline e delle limette per unghie, non quelle che graffiano le unghie ma quelle che levigano le unghie, vedete, in modo che diventi così lucido, proprio come quando andiamo a lucidare le unghie. Dapprima passerò la sezione 1 per chiudere le porosità e poi la sezione 2 per lucidare. Vi servirà anche un piano impermeabile su cui stendere la bicomponente con il pigmento. Come potete vedere, il nostro sterzo è stato cotto dal sole, è diventato opaco, ruvido al tatto e mancano alcuni pezzi, sono stati scheggiati un po' dall'incuria, un po' dal tempo. In altre parti invece ci sono delle fessurazioni dovute al sole e quindi adesso andremo a riparare tutto questo. Dapprima, come vi dicevo, puliamo ben bene tutto con un batuffolo di cotone idrofilo e dell'alcol. Togliamo così lo sporco e le parti grasse che ne impedirebbero la giusta posizione di nuovi materiali, nonché una lucidatura perfetta. Come prima cosa dobbiamo miscelare pigmento e bicomponente per creare una colla nera che stia ben in sintonia con il colore dello sterzo. Fate questo lavoro o all'aperto o in un posto molto arieggiato e se avete la mascherina indossatela. State molto attenti con la colla bicomponente perché fa una puzza incredibile. Se siete in attesa, se siete in gravidanza, non usatela. Lavorate benissimo la pasta in modo che la granulometria del pigmento non incida con la morbidezza della pasta. Io la preparo poco alla volta, ghiacciatela bene, quando la vedete bella lucida e vellutata potete cominciare ad apporla dove dovete. Pulite perfettamente la spatola, quindi piano piano immettete la colla lì dove dovete. A questo punto ricostruiamo tutte le lacune con molta pazienza. Andiamo a ricostruire lì dove ci sono delle mancanze. Ponete il primo strato di stuccatura in maniera più disordinata, aspettate che catalizzi leggermente, quindi andate a sistemare la stuccatura. Mi raccomando, spatolina sempre pulita, quindi di mano in mano cercate di tenerla liscia
pulendola con un tagliabalza o con un'altra spatolina. Aspettiamo che tutte le stuccature si asciughino ben bene prima di levigarle. A questo punto le stuccature, che appaiono così disordinate e scomposte, dovranno essere sistemate con l'aiuto di carte abrasive molto sottili e, se non le trovate, potete tranquillamente usare anche le limette per le unghie da donna, vanno benissimo, o appunto della carta abrasiva super super sottile. Adesso io con il bisturi abbasso l'eccesso di colla e dopodiché rifinisco passando appunto la carta abrasiva. In questo caso io adopererò la limotta, ma se voi avete della carta abrasiva libera usate tranquillamente quella. Una volta totalmente asciugato il nostro sterzo, sarà il momento di lucidarlo. Lo lucideremo con queste due in uno, che sono da una parte con una leggerissima abrasiva e dall'altra parte con una parte plastica lucidante. Non faccio altro che fare come farei per farmi una manicure, cioè passo su tutto insistendo molto bene. Quindi non tralascio nessun angolino. Quando sento questo simpatico squittire, la superficie è pronta, guardate qui cosa viene via, e passo il lucidante. E quello che succede insistendo ben bene è questa magia. Non so se riuscite a vederla. Ecco qua. Oh, sì che si vede. Questa parte lucida e questa parte tutta opaca, vedete? Voilà. Bene, dobbiamo fare rilucere tutto lo sterzo. E questa è la differenza tra il lato fatto e il lato non fatto, lucido contro opaco, vedete? L'ultimo step, ora io vi faccio vedere questo lato e poi vi lascio liberi, casomai metto il video in velocità in modo da non tenervi qui due ore mentre lucido tutto lo sterzo, è passare con un pannetto per spolvero un pochino di prodotto lucidante
passarlo ben bene, usare il prodotto Jolly, la spugnetta siliconica. Lei farà magie. E voilà! Guardate la differenza pazzesca! E voilà, il nostro sterzo è tornato nuovo, si fa per dire, è tornato in buono stato. Ora vi faccio delle foto più dettagliate e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto come è venuto bene? Sì, ragazzi, sono molto orgogliosa di me stessa, perché queste sono delle sfide del mestiere, perché io ho sempre detto che essere restauratori non concerne il pezzo che si ha davanti, ma il modo di pensare di chi sta dinanzi al pezzo. Potete restaurare qualunque cosa in modo giusto, l'importante è una buona conoscenza dei materiali, una buona conoscenza della resa dei materiali su ciò che andate a toccare, e il rispetto per quello che avete dinanzi, cioè il non variare la struttura, il non variare i materiali, il non rovinare coprendo con il nuovo, ma enfatizzare ciò che di antico c'è portandolo al meglio che possiate fare, senza andare a incidere troppo sulla sua autenticità. Per me questo è stato il restauro del riscatto femminile, girl power, perché Gabriele era a bocca aperta. Voi direte, ma anche lui è restauratore? Eh sì, ma la limetta per le unghie lucidante non la conosceva mica, è il restauratore maschio, hanno dei limiti. Scherzo ragazzi, non vi offendete, è anche un pregio che non conosciate la limetta lucidante per le unghie, io ne sono più che convinta. Però ci sono cose della vita reale che possono giovare anche nella vita lavorativa. L'importante è avere una bella apertura mentale e saper prendere le cose dalla vita e riportarle nel proprio mestiere per farne un oggetto importante, per farne un qualcosa, un compendio importante della professione. Avreste mai pensato che una limetta per le unghie poteva assurgere un ruolo così importante in un restauro? E effettivamente lo ha fatto. Bene, io spero che questo video sia stato utile a molti maschietti per il restyling magari di un mezzo d'epoca, che abbia divertito molti uomini ma anche molte donne, perché ricordatevi, non c'è confine tra ciò che è femminile e maschile. Arte è arte per tutti, creatività è creatività per tutti, restauro è restauro per tutti. Quindi pollice in su per un video unisex, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, io vi aspetto sempre su Facebook per 3 video al giorno, mi raccomando venitemi a trovare su Facebook e iscrivetevi anche su Arte per te su Instagram e hashtag Arte per te video per essere ricondivisi sui video di Arte per te, cioè porterò i vostri lavori che avete taggato con quell'hashtag proprio qui su YouTube se mi avranno colpito e mi saranno particolarmente piaciuti. Basta cianciare, ci vediamo sempre qui per un nuovo creativissimo video. Nombretta ed Arte per te è tutto, ciao! Alla prossima volta!